Si è aperto a Palazzo Lombardia il secondo forum regionale per lo sviluppo sostenibile, temi importanti in discussione sino a sabato 27. Ascoltiamo i protagonisti. Abbiamo voluto intitolare questo secondo forum regionale per lo sviluppo sostenibile "Qui cresce il futuro", perché il primo obiettivo che abbiamo è di indicare una strada verso la quale dobbiamo tutti rapidamente incamminarci, che è quella dello sviluppo sostenibile, ma anche far vedere che qui in Lombardia ci sono già tante esperienze in atto, concrete, soprattutto messe in campo dalle imprese, dalla società, dai tanti soggetti che animano la realtà lombarda, che dimostrano che è possibile. E non è solo possibile imboccare la via della sostenibilità, ma è anche conveniente. Chi lo ha fatto sta avendo successo anche dal punto di vista economico, sta contribuendo a costruire un modello di sviluppo che sia più equo anche dal punto di vista sociale. E la regione Lombardia, che è la regione leader dello sviluppo, la locomotiva dello sviluppo del paese nel modello tradizionale, se vuole, come vuole, rimanere una locomotiva del paese, deve imboccare la strada giusta, e se vogliamo essere una locomotiva ancora fra 20-30 anni dobbiamo imboccare la via della sostenibilità adesso e farlo con decisione, ma anche con l'equilibrio che questo cambiamento così pervasivo richiede per non lasciare nessuno indietro. Ecco, questo è il senso più profondo del forum che abbiamo voluto e più in generale del lavoro che in Lombardia stiamo facendo in tutti i settori, perché la sostenibilità non è solo ambientale, è anche economica e sociale, quindi riguarda l'ambiente ma riguarda la politica per le imprese, per il lavoro, per la formazione, per la sanità, per il territorio. Ecco, in tutti questi campi la regione vuole andare nella direzione dello sviluppo sostenibile. Credo che questa sia la grande sfida che abbiamo davanti, è una sfida culturale, è una sfida che deve passare anche dalle scuole, da momenti di approfondimento come questi, momenti come questi che portano esperienze concrete, perché è vero, abbiamo bisogno di avere la possibilità di vedere questo cambiamento. È un cambiamento che c'è, è un cambiamento non facile da realizzare. Probabilmente le persone, i cittadini, le imprese, le associazioni probabilmente sono quasi all'avanguardia rispetto alle istituzioni, ma Regione Lombardia invece vuole essere un'istituzione consapevole della necessità, da un lato, di produrre cambiamenti e quindi esperienze concrete, dall'altro di essere anche motore di un cambiamento culturale. Sostenere e promuovere tutte quelle iniziative all'interno delle scuole, ma anche diffuse sul territorio, pensiamo agli oratori, all'associazione eccetera, che promuovano la consapevolezza dei giovani rispetto ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, dell'economia circolare. Da questo punto di vista, dall'attenzione allo spreco per il cibo, al consumo dell'acqua, all'utilizzo della borraccia, all'utilizzo del vetro e non della plastica che va riutilizzato, le iniziative sono davvero straordinarie, ce ne sono tantissime. I giovani da questo punto di vista portano una sensibilità che è anche superiore alla nostra, e quindi questi programmi diventano un valore aggiunto, perché poi le pratiche che vengono realizzate a scuola, in un oratorio, vengono poi replicate anche a casa, vengono poi replicate anche nel contesto della quotidianità, e quindi poi diventano diffuse. Quindi è molto molto importante anche il fatto che ci siano diverse occasioni di pedibus nei comuni della Lombardia, un discorso che abbraccia giovani anche al di sotto di quelli che sono considerati giovani per legge, che in un qualche modo sostengono l'utilizzo della bicicletta o della mobilità dolce o addirittura di andare a piedi rispetto all'utilizzo dell'auto o di altre cose, ci dice che assolutamente, insomma, su questo Regione Lombardia è virtuosa e che dobbiamo ulteriormente stimolare questi comportamenti.